Natale, le palline dell'albero, preventivamente sanificate con del gel, jingle gel, jingle gel, jingle gel, jingle all the way. Le palline, dicevo, devono essere posizionate almeno ad 1 metro l'una dall'altra. Le luci dell'albero, dato il coprifuoco, devono essere spente a partire dalle ore 18. Per coloro che fanno il presepe, attenzione alle seguenti regole. La Madonna e San Giuseppe, nell'attesa della Natività, possono stare all'interno della capanna poiché congiunti, che però se la paternità è dello Spirito Santo, come fa Giuseppe a essere considerato un congiunto? Va bene, questo lo approfondiremo nel prossimo Consiglio dei Ministri. Il bue e l'asinello, provvisti di referto negativo al tampone veterinario, devono stazionare fuori dalla capanna fino al momento della nascita di Gesù Bambino. Solo a quel punto potranno entrare in maniera contingentata, cioè a turno, per effettuare la loro opera di riscaldamento. Divieto assoluto di assembramento dei pastori. Possono comunque stazionare al di fuori delle locande, ma solamente seduti sulle panche insieme alle loro capre. Perché si sa, sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa. E noi agli animali ci teniamo. Capitolo a parte per i re magi. Quello che porta l'oro. Vista la comprovata necessità economica del dono, previa quarantena forzata all'interno del suo scatolone, potrà presenziare solo nella giornata del 6 gennaio. Consegna l'oro e se ne va. Gli altri due re magi, che dovrebbero portare con sé incenso e mirra, che francamente non sono così necessari, possono spedire i propri doni tramite un servizio di consegna a domicilio. Visto che la tradizione natalizia vuole che si passino intere giornate chiusi in casa, non solo per mangiare, ecco alcune regole per i giochi e i momenti di svago. Per la tombola vanno usate cartelle monouso, numeri usa e getta e ceci sanificati. Quello che tiene il cartellone e chiama i numeri può abbassarsi la mascherina per farsi capire meglio, ma a quel punto deve obbligatoriamente recarsi in un'altra stanza da solo, in collegamento con gli altri tramite videochiamata. I pagamenti delle poste in gioco, tombola, tombolino, cinquina, quaterna, eccetera, devono avvenire obbligatoriamente tramite transazioni elettroniche. Le monetine sono veicolo di infezione. Gli eventuali spiritosi di turno che al primo numero estratto grideranno ambo verranno immediatamente denunciati alle autorità competenti per procurato allarme. In questi periodi non si scherza per niente. Per quanto riguarda la programmazione televisiva, anch'essa subirà dei cambiamenti dovuti alla situazione e verranno cancellati alcuni programmi o film ritenuti diseducativi, come ad esempio la sitcom Otto sotto un tetto, Biancaneve e i sette nani, quattro matrimoni e un funerale, sette spose per sette fratelli, quattro ristoranti e quattro hotel. Il buono, il brutto e il cattivo, sì, ma non tutti e tre insieme. 8:30 diventerà 17:30 circa, massimo le 18. Rocco e i suoi fratelli va bene, ma un fratello alla volta. Purtroppo, nella notte di Natale, Una poltrona per due non potrà essere trasmesso. Mi dispiace che anche questa tradizione venga modificata, ma si sa, la vita a volte può essere così crudele. Ulteriori misure legate al Natale e al Capodanno verranno rese note prossimamente. Per chi volesse ulteriori chiarimenti, il PDF di questo DPCM, che è l'ABC e il TFR di CGIL, CISL e UIL, può essere prematurato e scaricato come se fosse Antani del toner per due.
Grazie e arrivederci.